Come sapete, una parte altrettanto significativa dei nostri lavori ha riguardato la questione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è stata voluta dalla Presidenza italiana come un'altra delle nostre priorità, come abbiamo detto nei documenti e come abbiamo detto durante i due giorni del vertice, si tratta di una delle sfide più complesse e più impattanti che abbiamo di fronte. Il nostro obiettivo è garantire che questa nuova tecnologia, nel momento in cui la sviluppiamo, rimanga in ogni caso controllata dall'uomo, mantenga l'uomo come suo ultimo fine. Su questo chiaramente il Santo Padre ha dato un suo contributo straordinario, anche morale, dando però concretezza al concetto che era stato promosso proprio dalla Santa Sede di algoretica, cioè dare un'etica agli algoritmi. Siamo riusciti a far adottare l'iniziativa nelle nostre conclusioni di un marchio che consente alle imprese che adottano un codice di condotta di essere riconoscibili dai cittadini e dai consumatori. E abbiamo avviato, chiaramente come avevamo annunciato, un focus sull'impatto che l'intelligenza artificiale può avere nel mercato del lavoro, consapevoli come siamo che questa rivoluzione tecnologica avrà su tutti i settori, delle conseguenze che avrà su tutti i settori e sulla vita potenzialmente di milioni e milioni di lavoratori. La dichiarazione si occupa ovviamente di molti altri temi, Indo-Pacifico, sicurezza economica, catene di approvvigionamento.